eccoci qua ragazzi, oggi siamo sul Velvo e oggi adoperiamo le skipper, perché in questo contesto dovrebbe essere idonea. Andiamo più su con la skipper un attimo, perché ti devi portare dietro niente e ti puoi spostare. Ciao ragazzuolo, come va? Tutto bene, dai. Fermati un secondo che voglio vedere il materiale che c'è dentro. Bella magnetite. Ok, noi andiamo più avanti. Andrea, saluta gli amici. Ciao! Ma che bel salto! Vi ha fatto il salto, l'unico punto dove si poteva mettere la skipper. Siamo veramente agli estremi ancora, lo vedete, in questo ruscellino d'acqua, però ci siamo riusciti. Guardate qua la vaschetta, sembra che sia tutto in bolla. È importante metterla in bolla sta roba qua. Adesso questo qui è un po' troppo grosso. Adesso sì, ecco qua, entra l'acqua, vedete, una volta che entra l'acqua è posto. Vado a prendere la palettina. Con la palettina, senza doverti troppo chinare, sei qui e gli dai una controllata, perché non si sa mai che c'è qualche bella bibitazza. Ci vuole il suo tempo per setacciare, chiaramente lo sappiamo che bisogna setacciare, perché altrimenti l'oro lo andiamo a perdere, pur granuloso che sia. Andiamo a fare una bella birra fresca. Oh, che bella fresca. Salute ragazzi. Adesso qua ci fermiamo perché durante la pausa la canalina si è pulita ed è venuto fuori un mostro e la skipper colpisce ancora. Guardate. Boh, così non entra più l'acqua. Andiamo a vederla. Guarda che bella qua. E affonda, aspetta. Sarebbe una pinzetta. Bene, ormai non la prendi più. Ormai è andata sotto.
Mangia. No, grazie Andrea, mi ho mangiato adesso. Grazie. Sì, ho mangiato il panino con il formaggio, grazie. Il 20° secchio. Viaggia velocissimo questa roba, anche lui che scava viaggia velocissimo. E praticamente quando c'è da pulire lo scarico qua si manda praticamente lo scarto sotto, no? Le prime volte, di modo che la forza dell'acqua non passa sotto e aiuta così a scaricare. Quindi la prima cosa da fare è infilare lo scarto sotto la canalina, di modo che il flusso d'acqua non vada sotto e abbiamo più potenza nello scarico. E qui è veramente l'acqua è veramente molto poca, però appunto in questo modo riusciamo a lavorare meglio. Poi un'altra cosa per quanto riguarda le canaline skipper che farò più avanti, questo angolo lo metterò leggermente più avanti di modo che non ostruisce la discesa e non vadano a bloccarsi i sassi lì. Nonostante tutto siamo al 24° secchio. 24° secchio. Oh. E la skipper si dimostra veramente bene. Una grande canalina. Chiaramente come in questa occasione che il secchio è pieno, me ne cade giù un po', bisogna togliere con le mani quelle grosse, sennò la bacchetta magica non ce l'ha neanche lei. Vedi, intanto qualcosina si incastra là sotto e comunque quel lavoro qua di allungare quel separatore è già in programma, quindi le prossime skipper avranno uno spazio maggiore per lo scarico, se no per il resto magari dovrei mettere un gommino qui per non far entrare sassolini, perché ogni tanto qualcosa entra, però raramente. C'è una radice che mi fa fermare lo scarico. Questi grossi, via, far la diga, continuazione. Con il materiale che ho buttato sotto la canalina si è creato un canale maggiore. Comunque ogni tanto c'è da pulire anche lo scarico, normale. Siamo veramente al minimo sia di flusso d'acqua che di pendenza.
appunto, vedete che basta prenderci la mano, capire il funzionamento. Un attimo, se non puoi piegare la schiena usi questo, se non vuoi usare questo mettine di meno. Ne metti così e basta, e lavori solo così. Quando vedi che lì non c'è più niente, carichi. Eccoci qua, mezzogiorno e 36esimo secchio. 36esimo secchio, ragazzi. Questo è un mostro e mi tiene anche pulite le trappole. Se andiamo a vedere invece l'altra skipper. Aspetta un secondo da stare che guardo. Sì? Vediamo l'altra skipper come si comporta. Piena di magnetitazza. Piena di magnetitazza. Guarda che pepitazza che c'è lì. E la davanti sotto. E qui c'è molto di più che di là. O forse la mia sta tirando troppo e non la vedo. Comunque sì, bella quella lì. E sotto sempre vicino è un'altra quella più grossa. Anche quella lì, al corso. Ce n'è là anche, è tutto sotto il magnetite, anche quella dietro di lì. Perché non si lava. Ce n'è una qua e una quella lì, ma va continuando ad andare sotto. Quella lì si vede, anche lì ce n'è una. Anche di là. Ma questo lo andiamo a vedere dopo. Tanto adesso stiamo lavorando, ancora è presto, abbiamo fatto un sacco di materiale. Dove sono? Mezzogiorno. Andiamo a vedere invece la canalina Water Beetle, vediamo cosa c'è. Il Corrado sta lavorando tranquillo, anche perché non c'è corrente, quindi è un po' complicato mettere il Dragonfly, ha preferito lavorare così, anche perché non c'è il setaccio veloce, quindi tanto vale. Che belle le luci che ci sono. Venga, ci mettiamo al lavoro. Ci rimettiamo al lavoro. Adesso comincia ad andare un po' meglio perché con gli scarti sono riuscito a fare una bella biglietta e allora l'acqua c'è e riesco a dargli anche un po' di pendenza. Che bella, già la decima pipitina della skipper, guarda che bella. Dove va quello lì? Okay, per trovare le pepite più grosse bisogna andare in basso. Sei scimmiato, è partito a tuoro, uomo. Siamo arrivati a fine di giornata, anzi adesso vediamo cosa c'è, se ce n'è tanto ci fermiamo ancora perché è solo mezzogiorno. No, no, pubblicale pure, ma non sul tuo coso, mettile sul gruppo, ma sul mio gruppo, non su quelli lì. Questo è molto più comodo. Un grillo nell'acqua. Ma dai, il grillo! Oh cacchio! Non si fa mica prendere, salta in mano. No,
no? Vai fuori dalle balle. Salta fuori qualche sorpresina. Vedi. Vediamo se riusciamo a pulirlo meglio. Allora, abbiamo finito la giornata. Abbiamo deciso di andare perché non c'è molto. Abbiamo lavato i materassini e i materassini sui tappetini. E non c'è molto, però abbiamo trovato le pepitelle, siamo divertiti e abbiamo testato la skipper in questo piccolo rigagnolo. È dura scaricare con questo piccolo gozzo d'acqua, ma qui a momenti manca il dragonfly, ci metti, quindi si è comportato egregiamente. Abbiamo catturato una bellissima micropepita che dopo, se riesco, la metto in foto con l'ingrandimento. Bene, qua abbiamo chiuso perché tanto abbiamo notato che non c'è molto. Risistemiamo la tapina. Interessante, molto bello, divertente. La skipper ha funzionato alla grande con pochissima acqua, io mi ritengo soddisfatto. Il nostro portafortuna per la prossima punta, uno scarpone pieno d'oro. Va bene ragazzi, allora con questo abbiamo finito oggi, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao! Ciao ragazzuoli! Ciao.